Ehi la ciurma! Io sono Mazzetes e questa è la mia recensione per Lords of Tsulima. Questo video è stato possibile grazie alla chiave messa a mia disposizione da Numantian Games. Prima di tutto, devo fare un piccolo disclaimer. A differenza delle mie solite recensioni, questa volta non ho completato il gioco, ma mi sono arrestato a metà, dopo circa 45 sudate ore di gameplay. Mi scuso con i ragazzi di Numantian e mi scuso con voi, ma alla fine ho preferito fare una recensione parziale, piuttosto che non farla del tutto. Lords of Tsulima è un GDR con visuale isometrica, vecchio stile, in cui condurremo il protagonista attraverso il mondo di Tsulima per riportare l'ordine detronizzando i quattro tirannici re ed i quattro pericolosi titani che lo tengono in pugno per conto di una divinità malvagia. Potremo creare e personalizzare il nostro party con 5 alleati, di cui sceglieremo classe e skill per adeguarsi al nostro stile di gioco e alla difficoltà che troveremo davanti. Il gioco mi ha totalmente catturato, richiamando ricordi dei bei GDR di un tempo, così non ho sentito per nulla la pesantezza del grinding per ripulire varie zone dei nemici, procedendo pian piano con la linearità parzialmente celata del gameplay. Sono arrivato al primo re e l'ho sconfitto, risolto enigmi, talvolta aiutandomi con il manuale presente nella Deluxe Edition, mi sono iniziato ad addentrare nella trama. E così sono trascorse piacevolmente le prime 15-20 ore di gioco. Proprio dopo il primo re, hanno iniziato a mostrarsi le prime crepe. La trama non è mai partita davvero, e la strada per il secondo tiranno mi è sembrata troppo simile alla precedente, non tanto per i puzzle, sempre molto ben fatti, o le zone da attraversare, ma le sezioni di grinding, eliminando i mostri, erano sempre lì. Infatti, complice una scelta non azzeccata del party, mi sono troppo spesso trovato a seguire questa routine. 1. Trova il prossimo mostro da sconfiggere. 2. Eliminalo. 3. Torna a piedi fino alla città più vicina per far riposare tutto il gruppo. 4. Rifai tutta la strada a piedi fino alla zona da continuare a ripulire. 5. Torna al punto 1. Ho pensato che fosse necessario utilizzare pozioni per evitare di ritornare indietro e quindi risparmiare il tragitto. Oppure accamparsi. Ma un solo mostro sconfitto alla volta non garantisce denaro sufficiente per ripagare tali spese. Esistono anche dei cristalli di teletrasporto, però anch'essi sono troppo costosi e comunque validi solo per una parte del tragitto, cioè per tornare in città, salvando metà del viaggio. Sono quindi giunto a concludere che il mio party non va bene e l'evocatore che tanto amavo ai primi livelli è ormai solo un peso inutile che non serve a niente. Ma ormai la scelta errata è irreversibile, a meno di ricominciare tutto da capo. Speravo che la trama mi facesse procedere e superare questa fase di grinding. Invece è completamente priva di mordente, nonostante inserisca parecchi spunti interessanti. A metà gioco ancora non ne ha affrontato uno, limitandosi di un libera la strada per il re mentre sali di livello, sconfiggi il re e ripeti di nuovo altre 7 volte. Che non è stato abbastanza per farmi continuare. Poi non parliamo della grafica o delle animazioni di cui è munito l'acerbo engine creato dai 6 ragazzi ispanici. Anzi, vi mostrerò uno dei wallpaper della edizione deluxe per farvi un'idea. Adesso, mi dispiace averne parlato così male perché non è per nulla un brutto gioco. Il problema è che purtroppo si trova in una sufficienza tirata in ogni aspetto. Gameplay, grafica, trama, engine, immersività. Solo il sonoro punta in alto e si distacca dalle altre componenti. Non è detto che non lo riprenda in mano, moddato o con un party ben studiato seguendo delle guide online, perché ha grandi potenzialità di divertirmi, ma per ora l'ho abbandonato per lanciarmi verso altre recensioni, altri lidi. Il gioco è stato rilasciato per tutti e 3 i principali sistemi operativi, ed è disponibile su Steam a 20€ nella versione base. Se voleste comunque provarlo, vi sconsiglio di prenderlo a prezzo pieno,
e sconsiglio le edizioni più care, che aggiungono poco. E così, anche per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!